Buonasera. Bene. Allora, siamo a Galliano del Capo e stiamo aspettando al parcheggio della festa che ci sarà stasera. Ci sarà la festa dove accenderanno un fuoco gigante, probabilmente. Lo fuoco di Natale. Lo fuoco di Natale. Hanno praticamente allestito tutte balle di fieno messe in una posizione come a formare l'architettura tipica qui salentina, quindi una sorta di piramide mozzata. E quindi non vediamo l'ora che arrivi il momento del falò. E siamo vicinissimi, abbiamo parcheggiato praticamente a 100 metri da forse questo, troppo. Sì, da queste balle di fieno. Un po' temiamo, un po' c'è cioè, un po' quell'ansietta che fa tenere un po' il brio accesa la situazione. E quindi stiamo aspettando che tutto inizi, mentre ci siamo fatti la doccia, siamo stati qui a casa, chiaramente tutto intorno sentivamo male. Io mi sono addirittura asciugato i capelli. Sì, sentivamo insomma la vita intorno a noi, che non è proprio così usuale per noi, però è stato simpatico, carino, quindi tra poco scenderemo e andremo in questa festa dove ancora si sente poco, però qualcosa si sente, però ci sono le giostre, tutti gli stand, insomma no, tutti no, ce ne stanno pochi, però insomma pochi ma sembrano buoni, quindi vediamo. E a quanto pare si mangia pure. Vediamo che tipo di... Siamo ancora abbastanza, almeno io sono ancora abbastanza foderato dal pranzetto di oggi con le pucce, ma soprattutto con il pasticciotto, che poi è quello che fa... E soprattutto erano le 4. E soprattutto erano già, sì, erano già le 4, quindi non lo so, vediamo se più tardi ci viene voglia di mangiare qualcosa. Qui ci sono degli stand, credo, a base di carne, roba abbastanza... tosta, però ecco, diciamo il clou sarà durante questo fuoco, quindi vediamo un po' cosa ci regalerà la serata. Oh, tra poco. Allora, chiamo qui sul palco il sindaco, il vice. Sta già vicino a me. Grazie Davide per aver... Buongiorno amici, mi sono appena spaccato la testa su Caramassa. Questo era grossissimo. Buongiorno amici, buongiorno viaggiatori, bentornati, benvenuti su Caramassa, qui a Santa Maria di Leuca. Scusate la voce, ci siamo appena alzati. Anche oggi è una bellissima giornata, stupenda direi. Oggi 27 dicembre, mercoledì 27 dicembre e oggi colazione speciale. Con caffè che sta arrivando, ma soprattutto il re del Salento, il pasticciotto, uno con crema e gianduia e uno tradizionale. Beh, diciamo che iniziare la giornata meglio di così è difficile. Ieri sera siamo stati alla festa dell'Ufoco di Natale, bellissimo. È stata veramente un'esperienza bella, emozionante. Poi molto simbolismo c'è dietro questa cosa del fuoco. Per noi poi il fuoco ha un valore particolare. Tantissima gente veramente, un sacco di ragazzi, giovani pure, tantissimo. Bello vedere pure che queste cose hanno ancora... Cioè anche per un giovane alla fine non è così scontato. Cioè sono tradizioni millenarie, credo. Ora colazione e il caffè sta arrivando. I miei occhi sono sempre più gonfi la mattina e ci vediamo dopo. Mamma mia, raga. Austriaco. Thank you.
Ciao. Amore, ciao. 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 Amore, che ciao, sei bello. Quanto sei bello. Quanto sei bello. Non puoi venire qua. No. Ciao. Buonasera viaggiatori, eccoci. Allora, dopo una super passeggiata oggi abbiamo fatto un bel 3 km secondo me, anche di più. No, di più. Forse anche più di 3 km sulla spiaggia, siamo qui tra Torre Pali e Torre Vado. E questa zona viene chiamata i Caraibi, no, le Maldive. Non è Maldive? Maldive, quello là. Questo è Seychelles. Le Maldive, un pezzo si chiamano le Maldive, un pezzo si chiamano le Seychelles del Salento. Vabbè, questo per dire che c'è un mare da paura qua. Ed effettivamente è così. Tra l'altro c'è questo pezzo di spiaggia lunghissimo che è uno dei pochi in questa zona, perché già trovare spiagge di sabbia in quest'ultimo lembo del Salento è abbastanza complicato. Però è veramente una zona molto bella, particolare. Poi in questi giorni è super 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 tranquilla. Oggi abbiamo incrociato forse due persone sulla spiaggia. E vabbè, poi con queste giornate noi siamo malati di mare, quindi siamo particolarmente sensibili. Adesso ci siamo fermati qui sempre a Torre Pali, in una stradina tra una casa e l'altra. E siamo proprio davanti al mare, guardate. Stanotte sicuramente dormiremo da queste parti, non so se torneremo dove eravamo prima, perché qui purtroppo non c'è un problema di livellamento e come ben sapete, come ben sa chi vive in camper, dormire storti non è... Per me è proprio no. No, non è fattibile. Comunque ragazzi è pieno di zanzare, cioè guardala, là. Ah sì. Siamo a dicembre, c'è pieno di zanzare, ma ci sono parecchie zanzare. E, dicevo, quindi stasera dormiremo sicuramente, torneremo dalla parte delle Maldive, che tra l'altro c'è un bel pratone, parcheggio completamente in piano. Ci sono tantissimi posti qua in zona dove potersi fermare fuori stagione. Il Salento è proprio bello da questo lato, forse più che dall'altro lato, la parte questa qua ionica è più bella, più vabbè, poi a noi piace di più perché siamo a ovest, a noi piace guardare il sole che va a letto, ci piace avere il sole in faccia, c'è proprio un altro mood. E quindi probabilmente torneremo là, quindi domani mattina probabilmente ci sveglieremo su quella spiaggia. E niente, oggi è stata l'ennesima bella giornata. Bellissima. Ci guardiamo il sole che se ne va. Comunque l'avere la distesa d'acqua davanti è proprio rilassante. Sì. Proprio bello. Poi oggi, questi colori. Bellissimo. Guardate, oggi c'era il vento da terra, quindi il mare è completamente pettinato, sembra quasi un lago, calmissimo. Adesso vi faccio sentire il rumore.
Buongiorno viaggiatori, siamo qui ancora alle Maldive del Salento. Stamattina ci siamo svegliati in questo prato stupendo, di fronte di là c'è il mare. Notte super tranquilla, super silenziosa, c'era un camper di inglesi a fianco a noi stanotte, la famiglia. Allora, oggi giornata un po' di riassetto, abbiamo fatto un po' di pulizie, di sistemazioni stamattina. Oggi andremo a fare anche la lavatrice, un po' di giorni che siamo... Buongiorno. Qui c'è Karamaz, super... come si dice in... manutenzione, dai, presa d'aria, modalità pulizia. Quindi oggi porteremo il lenzuolo a lavare, abbiamo un po' di cose nostre anche da lavare. Stavamo pianificando un po' i prossimi giorni e ci piacerebbe passare la notte di Capodanno a Lecce. Ancora non sappiamo bene come organizzare questa cosa. Ci siamo stati poco tempo fa a Lecce, ma così, in realtà in questa zona è un po' la città che preferiamo, che ci piace di più e che ci dà anche più modo di, così, di stare a contatto con la società in un modo per noi funzionale, perché la città è molto bella, accogliente, non è troppo caotica, ci piace, Lecce ci piace molto. E quindi probabilmente passeremo il Capodanno, la notte di Capodanno a Lecce. Non so ancora cosa faremo, non siamo dei grandissimi festaioli, però magari riusciremo a fare qualcosa, magari ad assaggiare qualcosa di particolare. Super giornata anche oggi, ennesima giornata di sole, che non è così scontato, ma comunque in questi giorni la Puglia ci sta regalando un sacco di belle giornate, e finché possiamo ne approfittiamo. Karamaz è lì, ha dormito bene anche lui stanotte, e niente, ci facciamo un giro. Fede probabilmente si farà anche un allenamento, io faccio un giro sulla spiaggia, ci vediamo dopo. Sì, sì. Oh, non c'era? C'era di meno, vedi che c'è un po' di bassa marea. Vai che Fede fa il bagno. Ma che prezzo ha svegliarsi e fare uno sciacquetto di adesso? 29, quanti cazzo? 28 dicembre. E oggi è veramente da bagno, se non si alza il vento è veramente da bagno. Vabbè, le crocs magari le lascio. Ormai sono talmente abituato ad andare ovunque con le crocs che anche dove me le posso togliere. Bello che entro in acqua io, va via il sole. Ma non è così fredda. Come? Non è così fredda. Beh, dai raga, cioè... Allora... Vogliamo fare un paragone rispetto a quella di Sagres o... no, di Burgau. Allora, rispetto all'acqua del Portogallo, ovviamente dell'acqua oceanica, era pure primavera, là, eravamo quasi in estate, insomma, eravamo fine maggio, però era ghiacciata. Cioè. Ma poi c'è da dire quello che lì era fonda subito, quindi non mantiene nemmeno un caldino del sole perché non riesce, sì, qui a riscaldarsi. Qui è proprio fredda. Qui è fredda, fredda. Giusta, fredda, dai. Eccola. Pantalone fracino. Ma però è felicità. Cioè, questa certo. È veramente la felicità. Certo, è la felicità. No, io vado molto il bagno. Occhio, c'è una zanzara. Ah, c'è pieno di zanzare. C'è proprio pieno di zanzare. Cioè, ieri sera eravamo qui quando abbiamo riparcheggiato dopo il tramonto. Avevamo le finestre aperte davanti. Gli oscuranti aperti, c'erano degli zanzaroni grossi così che volavano tutti sul vetro, che volevano entrare, tipo assetati, proprio vampiri. Io le prendevo, perché Fede che tirava le botte al vetro, pam pam, sono fuori.
vabbè, no, no, è bello, guarda qua, i colori. Vabbè, le chiamano Maldive per un motivo. Una promessa. Io a breve ho un appuntamento. Dopo l'appuntamento io prometto mi faccio il bagno. È una promessa. Se le condizioni dovessero rimanere così, quindi sole, non vento, basta. Senza pioggia ovviamente, eccetera. Vabbè, senza uragani, senza terremoti, sì, 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 sì. Senza calamità prometto naturali. Prometto che mi faccio il bagno. Al 20, 28, abbiamo detto, al 28 dicembre 2023. Con l'acqua sarà a 16 gradi, mi faccio il bagno. Titolo: promesso. Broncopolmonite in Puglia. Promesso. Mare sei e mare tornerai. Ah, purtroppo le condizioni sono cambiate. Purtroppo c'è, cioè, alzato un po' di vento. Stai mantenendo la promessa? No, purtroppo non posso mantenere la promessa perché c'è un vento abbastanza freddo. Cioè, freddo per fare il bagno, sì. Cioè, stiamo prendendo il sole con pantaloncini e posto. Però per fare il bagno già l'acqua è fredda, tornare su con l'aria fredda non è proprio il massimo. Però mi spiace. Sì, stamattina sarebbe stato giusto, come condizioni sarebbero state corrette, ma niente, era troppo tardi e quindi non si è potuto fare. Vabbè. Allora, abbiamo perso la batteria, una delle tre batterie della GoPro nuova. Come è successo non l'abbiamo ancora capito, nel senso che per fortuna so che è una responsabilità mia, quindi questo mi ha alleggerito molto il carico. E, la vedo in tasca io. Sì, quindi siccome c'è una piccolissima e remota possibilità che sia caduta dalla tasca quando stamattina Gian Piero stava seduto, stiamo andando a controllare se sia lì. Ero seduto in spiaggia su un ceppo di legno molto basso, quindi probabile che nell'accosciarmi per sedermi, siccome che ho questi pantaloni che hanno le tasche molto larghe, ma ovviamente se c'è una cosa piccola dentro ci sciacqua. Quindi può essere che sia scivolata fuori. Andiamo a vedere, oh. Magari. Oh, quello c'è una batteria. Allora, altra ipotesi, visto che tra i tronchi non c'era la sabbia, bla bla bla, è che stia nei pantaloni lunghi indossati durante la festa del fuoco di Natale. Quindi adesso vediamo. Tanto bisogna prima trovarli. Eccoli. Questi sono i pantaloni. Tra l'altro era quello originale. Hai visto? Era quello originale. Hai visto? Nero. Mamma mia, che memoria. Alla fine l'ho sbangata. Alla fine l'hai sbangata tu. Quindi alla fine, da che non avevo responsabilità, ho meriti. Cioè, non solo non ho responsabilità, ma ho dei meriti. Quindi, vabbè, sono contenta però che l'abbiamo trovata.
ragazzi, lavatrice tardiva, lavatrice di notte, lavatrice notturna, anche se sono le 7, ma ormai il sole è calato da quasi 2 ore e mezza. E soprattutto lavatrici costosissime. Cioè, sì, un po' caruccia qua, 8 euro, scusa, 2 euro e 50. Certo, i prezzi della Spagna sono lontani, ma anche i prezzi di altre 5,50 la piccola, la media 8,50. Boccaruccio, eh?